Cosa potrebbe nasconderci l'Antartide? Lo straordinario esploratore Graham Hancock ha appena rivelato la terrificante verità sull'Antartide. Questo misterioso continente, avvolto da ghiacci e leggende, potrebbe essere in realtà qualcosa di molto diverso da quello che pensiamo da tempo. L'Antartide ha catturato l'immaginazione e la curiosità dell'umanità per secoli, e le ultime ricerche sembrano confermare che qui stanno accadendo cose incredibili. Le trivellazioni nelle profondità del ghiaccio sono solo l'inizio di una nuova esplorazione che potrebbe fornirci le risposte ad alcune delle domande più antiche dell'umanità. Graham Hancock è uno straordinario ricercatore che ha ispirato milioni di persone con le sue controverse opinioni sulla preastronautica e sulle antiche civiltà. Hancock, giornalista appassionato, è diventato archeologo e ricercatore perché si è imbattuto in un numero sempre maggiore di incongruenze nella storiografia tradizionale. Naturalmente, quest'uomo ha anche una propria visione della massa terrestre più meridionale della Terra, l'Antartide. Nel caso dell'Antartide, Hancock concilia la ricerca moderna con le culture antiche e i territori inesplorati dell'Antartide. Qual è il legame tra le civiltà avanzate che potrebbero aver abitato il pianeta 100.000 anni fa e l'Antartide? Le civiltà avanzate, che molto probabilmente sono arrivate sulla Terra dallo spazio, potrebbero avere un'influenza significativa e finora del tutto sottovalutata sullo sviluppo della storia umana. Un aspetto centrale del lavoro di Hancock è l'idea che alcune di queste civiltà perdute possano essere esistite in regioni oggi considerate inospitali o inaccessibili, come l'Antartide. È possibile che questi popoli esistano ancora oggi, o almeno che ne rimangano tracce importanti. L'idea che le prove di queste civiltà possano essere nascoste sotto l'enorme lastra di ghiaccio dell'Antartide o che l'intera Antartide sia una porta galattica è una considerazione affascinante. Quali sono gli indizi forniti dalle ultime scoperte scientifiche e dalle spedizioni che mirano a conoscere meglio la storia geologica e climatica di questo continente? Ebbene, queste ricerche dimostrano già che un tempo l'Antartide era una florida terra verde. Animali e piante preistoriche vivevano in questo tratto di terra ora inospitale. Inoltre, l'Antartide non è sempre stata una massa terrestre isolata dal resto del mondo. Un tempo era parte integrante del continente primordiale di Gondwana. Oggi siamo solo all'inizio dell'esplorazione dell'Antartide. Questo mondo è estremo e ogni spedizione è associata a grandi sfide e difficoltà. Le condizioni climatiche estreme, la posizione remota e le questioni politiche irrisolte rendono senza dubbio l'Antartide uno dei luoghi più difficili da esplorare sulla Terra. Graham Hancock è convinto che questa ricerca valga la pena, nonostante le avversità, poiché sospetta che sotto i ghiacci dell'Antartide si trovino importanti tracce di civiltà scomparse e che si possano addirittura trovare prove di Atlantide. Le propaggini più meridionali del continente atlantico potrebbero essere state vicine alle masse terrestri che oggi conosciamo come Antartide in epoca preistorica. Una terra verde e fiorente nell'Antartide del 1946? L'avventurosa storia dell'aviatore statunitense ammiraglio Byrd fornisce ulteriori indizi sul vero passato e sull'incredibile presente dell'Antartide. Byrd era un ufficiale della Marina americana altamente decorato e un esploratore polare che guidò numerose spedizioni aeree in Antartide e nell'Artico. Dopo la sua morte è stato ritrovato un libro in cui Byrd raccontava un evento avvenuto in Antartide. L'ammiraglio Byrd guidò un'importante spedizione militare in Antartide nel 1946 e 1947, nota anche come Operazione High Jump. Ufficialmente l'obiettivo della spedizione era quello di esplorare l'Antartide e stabilire una presenza statunitense nella regione. Durante un volo, Byrd vide improvvisamente una terra calda e priva di ghiacci, con montagne, fiumi e una vegetazione lussureggiante nel mezzo dell'Antartide. In quel momento il suo squadrone fu intercettato da due oggetti volanti e l'aereo di Byrd fu separato dal resto delle truppe. Gli strani velivoli scortarono Byrd a un incontro con un'entità chiamata Maestro, il capo di una specie che vive al Polo Sud. I rapporti di Byrd raccontano di ammonizioni che il Maestro aveva dato all'ammiraglio. La specie che abita la Terra Cava era preoccupata per lo sviluppo di armi nucleari negli anni 40.
Byrd avrebbe ricevuto l'ordine di consegnare un avvertimento ai capi dell'esercito americano e al presidente del suo paese. Byrd ha poi riferito che questa specie di esseri umanoidi molto grandi e luminosi non si preoccupava degli esseri umani, poiché la civiltà nel suo complesso era troppo primitiva e immatura per entrare in contatto in modo coerente con gli altri abitanti della Terra. Ma gli scienziati hanno davvero trovato prove di questa storia fantastica e delle affermazioni di Hancock? Cosa sappiamo attualmente della vera Antartide? È possibile immaginare che sotto gli spessi ghiacci ci siano intere civiltà mai scoperte prima? Negli ultimi anni, team di ricerca di tutto il mondo hanno compiuto notevoli progressi nell'esplorazione dell'Antartide, grazie all'uso di tecnologie avanzate come satelliti, trivellazioni in profondità e veicoli subacquei azionati a distanza. Gli scienziati hanno acquisito conoscenze completamente nuove su un mondo fantastico. E sì, è già stato confermato più volte, sotto i ghiacci esistono interi mondi ed ecosistemi che i ricercatori non avrebbero mai pensato fossero possibili. Sembra assurdo, ma sotto 500 metri di ghiaccio spesso, dove non penetra la luce del sole, i ricercatori hanno trovato laghi e interi corsi d'acqua con acqua liquida. Quindi, sotto il ghiaccio, esiste un sistema idrico con tanto di cavità e vegetazione. Diversi fori di trivellazione hanno dimostrato che non c'è solo acqua liquida in profondità, ma anche habitat unici che esistono da migliaia di anni, completamente isolati dal resto del mondo. In una trivellazione, centinaia di minuscoli granchi sono apparsi davanti a una telecamera calata in profondità, e in un'altra trivellazione gli scienziati hanno trovato una colonia di spugne unica al mondo. Dobbiamo chiederci come si sono creati questi habitat. Non poteva che essere in un periodo in cui l'Antartide era libero dai ghiacci. Probabilmente diversi milioni di anni fa questo deserto di ghiaccio e neve era una terra fiorente. Poi sono arrivati i tempi del cambiamento. L'Antartide si congelò parzialmente e si congelò di nuovo. La cosa incredibile di questi ritrovamenti è che i ricercatori stavano cercando qualcosa di completamente diverso in Antartide. Questi campioni di ghiaccio cilindrici, prelevati da strati profondi di ghiaccio antartico, hanno lo scopo di ricostruire la storia climatica della Terra. Analizzando le bolle d'aria intrappolate nelle carote di ghiaccio, gli scienziati possono risalire alle condizioni atmosferiche e alle concentrazioni di gas serra per centinaia di migliaia di anni. Questi dati sono fondamentali per comprendere i cambiamenti climatici e il loro impatto sul nostro pianeta. I ricercatori sperano di poter trarre conclusioni sulla misura in cui i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale sono naturali e sul ruolo che noi umani svolgiamo in essi. L'Antartide è molto più attivo del previsto. In un certo senso, queste scoperte si stanno già orientando verso scoperte paranormali. Le entusiasmanti scoperte nel campo della biologia dimostrano che gli animali e le piante dell'Antartide hanno realizzato adattamenti unici. Le spugne trovate dai ricercatori, ad esempio, hanno trovato un modo completamente diverso di nutrirsi per sopravvivere nelle buie profondità sotto il ghiaccio. Digeriscono sostanze che per altre spugne non sarebbero commestibili. Nell'Antartico sono stati addirittura trovati funghi in grado di mangiare il petrolio. Dobbiamo quindi riconoscere che la vita può prosperare in condizioni estreme e che ci sono molte più forme di vita su questo pianeta di quanto pensassimo. Ma questo dimostra anche che all'interno dell'Antartide potrebbe esserci una terra verde che ospita strane creature che sembrano conoscere molto bene noi umani, ma non noi. Molte delle ipotesi di Hancock dovranno rimanere speculative finché non avremo delle prove. Per il momento, le scoperte fatte finora in Antartide possono essere viste come la prova che siamo ben lontani dal conoscere tutto di questa terra. Se forme di vita impossibili sotto i ghiacci diventassero improvvisamente realtà, un giorno potremmo scoprire che esistono ingressi ad altre dimensioni e mondi in luoghi remoti di questa terra. L'Antartide come rifugio per l'ignoto. Quando guardiamo questa terra, incredibilmente grande, di cui abbiamo visto solo una piccola parte, dobbiamo ammettere che non possiamo dire di conoscere l'Antartide o di saperne molto. I nostri dati scientifici a volte ci portano a pensare all'intero pianeta come a un luogo di cui conosciamo già ogni angolo, ma questo è un errore. Proprio perché questo tratto di terra è troppo inaccessibile, potrebbe essere l'ultimo rifugio di creature con cui condividiamo questo mondo senza saperlo. L'Antartide è sempre stato visto come un mondo al di là dei limiti dell'esperienza umana, non un luogo in cui le normali regole della realtà non sembrano valere.
anche nella letteratura troviamo i primi esempi in opere come le memorabili esperienze di Arthur Gordon Pym di Edgar Allan Poe o le montagne della follia di H.P. Lovecraft, in cui l'Antartide viene rappresentata come un luogo sconosciuto e inquietante. Queste rappresentazioni dimostrano che noi esseri umani associamo automaticamente l'Antartide a un mondo che va oltre i limiti dell'esperienza umana. Un esempio lampante di questa associazione automatica è La cosa da un altro mondo di John Carpenter, un film che utilizza l'isolamento e le condizioni estreme dell'Antartide per creare un'atmosfera di suspense. Ora dobbiamo chiederci se questa letteratura e questi film abbiano contribuito a mistificare il continente o se la mistica dell'Antartide abbia ispirato questi film e romanzi. Nonostante le esplorazioni di geologi e biologi, l'Antartide rimarrà un continente misterioso e un focolaio di teorie e speculazioni alternative. Ritrovamenti misteriosi come la famosa mappa del navigatore Piri Reis continuano ad alimentare queste speculazioni. Piri Reis fu un audace navigatore e ammiraglio dell'impero ottomano. Nel XVI secolo l'uomo possedeva una mappa che mostrava parti del mondo che all'epoca non potevano essere state scoperte. Tra le altre cose, una parte dell'Antartide è visibile sulla mappa, che si è conservata incredibilmente bene fino ad oggi, ed è verde. Se crediamo agli scienziati che affermano che l'Antartide era libero dai ghiacci centinaia di migliaia di anni fa, allora questa mappa deve risalire a epoche molto precedenti a quella di Piri Reis. Oppure Reis, come il pilota Byrd, aveva incontrato una terra verde al Polo Sud durante i suoi viaggi. La mappa ha dato adito a molte speculazioni e sono proprio queste scoperte incongruenze a spingere Graham Hancock. Egli ritiene che sia un errore relegare semplicemente prove come la mappa del marinaio e le vecchie leggende nel regno della fantasia. Hancock è convinto che ulteriori scavi e nuove scoperte archeologiche sveleranno lentamente il puzzle del vero passato della Terra e dell'umanità. Non perdere i prossimi video di punta e iscriviti!